Da Synergy Cittanova finanziamo tutto, ma proprio tutto a tasso zero. Accedi alle nostre straordinarie promozioni. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Ciao a tutti, sono Lucia Fazzolari, voglio parlarvi di me e della mia azienda. Benvenuti al centro estetico La Contessa di Siderno, un'oasi di benessere e relax, punto di riferimento per trattamenti di bellezza innovativi e personalizzati. La Contessa, tecnologia e professionalità al giusto prezzo. La strada che porta al futuro è una sola. Per trovarla, devi cambiare prospettiva. Puntare più lontano e sfidare le aspettative, scegliendo di guidare già da oggi i SUV di domani. Nuova Hyundai Kona. Hybrid, electric o mild hybrid. On to better. Auto Albanese, concessionaria Hyundai, a Siderno, in Via delle Americhe. Nuova Kona Hybrid, tua da 239 euro al mese, grazie all'ecobonus statale. Il dottor Gabriele Pizzianti dispone di un laboratorio di informatica forense e tecnica del suono applicata al diritto in continuo aggiornamento tecnologico. Lo studio opera in tutta Italia. Esegue copie forense di hard disk e di qualsiasi memoria di massa. Esegue il recupero dei dati persi o cancellati da qualsiasi supporto informatico e telematico. Esegue l'analisi dei dati digitali, documentali o multimediali, quali prove informatiche utili nel processo penale e nella revisione del giudizio. Analizza tracce sonore al fine di rilevare eventuali tagli, alterazioni, manomissioni, rilasciando report e certificazione legale. Per maggiori informazioni, telefono 070 88 25 38. Visita il sito www.studioperitalepizzianti.com. Buona domenica cari telespettatori e benvenuti a questo appuntamento con la rassegna stampa. Naturalmente iniziamo con i giornali come al solito presenti nella nostra edicola digitale di domenica mattina, ma non solo. E prima di passare a Calabria Live, calabria.life, andiamo a leggere quelli che sono il Gazzetta del Sud, che già troviamo in prima pagina. Intanto la regia si mette in contatto con Santo Strati, che avremo ospite di qui a qualche secondo, con il direttore di Calabria.live collegato direttamente da Roma, e quindi fra pochi secondi ce l'avremo. Intanto vedete il Gazzetta, dicevamo, in un giorno 350.000 vaccinazioni, si mettono a punto i protocolli per le riaperture, anzitutto le regole per i pass, Covid finalmente si fa sul serio, ora bisogna tenere il ritmo, arrivate altre dosi di Moderna, quindi si mettono a punto i protocolli per le riaperture, anzitutto le regole, dicevamo, per i pass. E poi, volendo fare un salto nella nostra Calabria, mentre a Cosenza monta la protesta per la sanità allo sfascio, e qui vedete poi una fotonotizia al centro pagina sempre di Gazzetta del Sud: opere pubbliche, il piano del governo per la Calabria, e qui ci sono tutti i dettagli di quello che sono e saranno
le opere anche inserite nel Recovery Fund. Salvini a giudizio per il sequestro dei 147 migranti. La decisione del gruppo di Palermo alla nave Open Arm fu impedito l'attracco a Lampedusa. Quindi processo il 15 settembre, l'ex ministro dell'interno andrò a testa alta, dice. In alto una notizia sportiva, arriva a Strassina la Regina ad un passo dai playoff e poi Reggio, Clan e Movida, no all'arresto per 7 Teganini. E qua ancora, Villa San Giovanni, inquinamento ambientale, l'ARPACAL pronta a collaborare, Palizzi affare comune, l'ex sindaco e vice rinviati al processo, si tratta di Walter Serbo e Davide Plutino, dovranno rispondere con altri 15 imputati di una lunga serie di reati, affare comune. Andiamo in basso, Serie A, vedete, Berardi decisivo, Gattuso sfida Inter, la Juve a Bergamo. Lasciamo Gazzetta del Sud, non prima di aver letto questa parte finale, il saluto di Elisabetta e del Regno Unito al principe Filippo, i funerali senza fronzoli. Calabria al Festival di Spoleto è l'ora della Corte dei Conti, lo ricorderete la vicenda che ha visto in giudizio l'ex governatore inquadrato in questa foto, Mario Oliverio è sotto accusa, è stata fissata l'udienza. E poi il boss grande Aracri comandava fino a Mantova, lo vedete in foto accanto al magistrato, ovviamente in fotomontaggio, accanto al magistrato Nicolino Grande Aracri c'è Nicola Gratteri, il procuratore di Catanzaro, che da un mese parla costantemente con Gratteri, quindi si è pentito, ha deciso di parlare e di smontare tutto quello che era il piano di gestione del territorio. Lasciamo Gazzetta del Sud un attimo il tempo di chiudere e andiamo sul Quotidiano del Sud, che anche di questa domenica, dubbi sui dati del contagio in Calabria, Cosenza, sindaci in piazza per la sanità, l'emergenza Covid nella regione, ieri 482 nuovi casi e 6 morti. E poi ancora alta velocità, Bruno Bozzio, le polemiche sono inutili, l'inchiesta è sui Gallace a Catanzaro, questo quindi in provincia di Catanzaro, ma parliamo di Guardavalle, al confine tra le province di Reggio e Catanzaro, dove questo clan era egemone, la fitta rete per il traffico di stupefacenti. E poi grande Aracri, il nord segreto di un boss, Antonio Nicaso in prima pagina, edizione odierna del Quotidiano del Sud, quindi ha un articolo anche di Antonio Nicaso che parla della vicenda. E diciamo che la Calabria ha i dubbi sui dati del contagio, Cosenza, sindaci in piazza per la sanità, appello al ministro Speranza, tutti i parlamentari calabresi sostengono il governo Draghi, tutti i partiti dei calabresi che sostengono il governo Draghi, scuole in Italia si riapre ma in Calabria regna il caos tra ordinanze di chiusura e tracciamenti saltati. E poi anche i farmacisti a breve potranno vaccinare, firmata l'intesa con Federpharma, via alla formazione. E poi nello sport un quadretto in verde, il Crotone va KO anche con l'Udinese, poi parla la Regina, 3 punti da playoff, il Cosenza perde ancora la salvezza, la Vibonese piega l'Avellino. In basso sul Quotidiano del Sud, Liliana Segre, cittadina onoraria di Reggio Calabria, ma la spina esce dall'aula e Quartuccio stigmatizza, approvato il preliminare del piano spiaggia, le opposizioni ritirano gli emendamenti. E poi a Catanzaro si schianta con l'auto su un muretto, morto 22enne, la vettura ha preso fuoco nell'impatto. E qui c'è poi un approfondimento di Dario Macri. Dobbiamo essere velocissimi questa mattina perché il tempo a nostra disposizione è molto più limitato e quindi cerchiamo di andare, di scorrere veloci. Intanto saluto Santo Strati, lo ringrazio di essere collegato con noi. Buongiorno, buona domenica Santo. Buongiorno e buona domenica a tutti. E allora, cerchiamo di, ovviamente in maniera molto più spedita, andare sul calabria.live. Intanto abbiamo visto, vabbè, lo vedremo dopo, partiamo prima dal giornale tradizionale e poi l'edizione domenicale. Drammatica la situazione in Calabria, appello al governo, alla CGIL, CISL e UIL, quindi alla Triplice, è preoccupante lo stato permanente di crisi sanitaria, economica e sociale. Occorre aprire un focus sulle gravissime condizioni in cui versa la regione. Un documento comune per coinvolgere tutte le forze politiche. Insomma, Santo, il tuo giornale non è più positivo rispetto agli altri due. Abbiamo visto dei titoli catastrofici questa mattina. Purtroppo la situazione parla da sola, nel senso che il governo sembra
essere assolutamente distratto di una situazione che non è più sostenibile. Noi tra l'altro riferiamo che c'è un documento firmato da tutti i parlamentari calabresi che fanno parte della compagine governativa, che invitano il ministro Speranza a venire in Calabria, ma il ministro continua a fare, come si suol dire, orecchie da mercante, come se non ci fosse nulla di grave, di irrilevante. Quindi tra commissariamento, tra disorganizzazione totale, perché purtroppo continuano, mi è stato riferito, ad essere mandati a distanza di centinaia di chilometri anziani che devono essere vaccinati, senza che ci sia peraltro un'assistenza ad hoc, per cui se hanno dei parenti, dei familiari che li possono accompagnare bene, diversamente non c'è nessuno. A Roma, per fare un esempio, la regione ha offerto il taxi a pagamento a cura della regione per gli anziani che devono andare a vaccinarsi, per dire, quelli senza. Ecco, quindi allora qui il problema principale io credo che sia unicamente organizzativo, nel senso che manca qualcuno che stia alla tolda di comando, per cui Spirdì continua a dire ma io non ho poteri, io l'abbiamo mandato proprio ieri l'intervista del presidente Spirdì che dice io sono un passacarte, l'ha detto tecnicamente, ecco, vabbè, sono un passacarte. Bene, meno male che si autodefinisce, però questo non lo giustifica. Nella vicenda sanitaria, ovviamente, dice in sanità. Sì, parliamo della vicenda sanitaria. Cioè, la sensazione è che si cerchi di la cosiddetta arma di distrazione di massa con provvedimenti di altro genere, quando in realtà la sanità è quella che sta veramente per scoppiare, con tutto quello che comporta anche sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale. Ecco, poi tu metti in evidenza una cosa, che è arrivato appunto il team dell'esercito, questa è una speranza in più, nel senso che ci dovremmo affidare. Beh, opereranno nelle zone remote, dice il tuo titolo. Sì, beh, il discorso è questo: noi abbiamo un esempio calzante di come si possa essere disorganizzati. A Cosenza avevano fatto l'ospedale da campo che è stato trasformato in punto vaccinale. Bene, a Cosenza lo ha denunciato ieri il sindaco Occhiuto nella manifestazione che ha promosso con gli altri sindaci della provincia, e mancano 259 posti letto. Il punto principale è che non è possibile puntare a riparare i guasti del Covid e far morire la gente per altre patologie, perché purtroppo ci sono molte altre patologie che in questo momento vengono trascurate, quindi la gente ha bisogno di avere l'assistenza necessaria. L'ospedale da campo, prima di essere trasformato in punto vaccinale, forse sarebbe stato più opportuno mantenerlo proprio per dare quei posti letto aggiuntivi, perché qui in realtà si è lavorato di sostituzione, non di aggiunta di nuovi posti. Ecco, poi interviene intanto, dobbiamo mettere in evidenza, Santo, a quello che dici tu, intervengono i parlamentari calabresi, bipartisan. Ieri ci è arrivata una nota anche del senatore Siclari, che ha messo in evidenza questa riunione trasversale fra tutti i parlamentari, con la speranza di portare speranza in Calabria. Sarà una dura speranza, secondo me, proprio perché gli viene a mancare quella sensibilità istituzionale che un ministro dovrebbe avere, salvo a non fare come ha fatto il viceministro Morelli, che è venuto a fare la passerella elettorale in Calabria, dove non ha fatto altro. Noi abbiamo citato in ipse dixit le sue dichiarazioni, dove non ha fatto altro che appunto lanciare i soliti annunci come se i calabresi non aspettassero altro. Ecco, poi l'idea delle farmacie è quella di poter organizzare i punti di vaccinazione, tu come la vedi? Ormai se ne parla da più tempo. Ma secondo me è una cosa abbastanza importante, è l'accordo siglato con Federfarma, praticamente tra regione e la presidenza di Federfarma coinvolge 800 farmacie della regione. Il punto da verificare è se le farmacie sono, tutte le farmacie non credo, siano attrezzate in maniera tale da poter offrire un punto vaccinale. La verità è che con i numeri di vaccinazione e di somministrazione che stiamo registrando in questi giorni,
Io credo che andremo ben oltre l'estate. L'ipotesi della immunità di gregge sarà difficilmente raggiungibile. Ecco, speriamo che non sia così. Ovviamente ce lo auguriamo, sappiamo che i miracoli la Calabria le ha fatte. Io sono ottimista per natura. In questa situazione calabrese, devo dire, sono sconfortato al pari di tutti i miei conterranei, perché naturalmente c'è qualcosa che non funziona. Ecco, poi tu metti in evidenza, per cambiare argomento, al via il concorso Oscar Green 2021 di Coldiretti. Di che si tratta? Ma la Coldiretti si sta muovendo molto bene per quello che riguarda la sostenibilità ambientale e la trasformazione dell'agricoltura biologica, che è uno dei punti principali per il rilancio dell'agricoltura, la cosiddetta 4.0. Queste iniziative non fanno altro che suscitare maggiore interesse, soprattutto nei giovani, perché un fenomeno, noi ne abbiamo parlato alcuni mesi fa, abbastanza interessante, è che molti giovani stanno riscoprendo la terra, che non è più la terra dei nostri avi, dei nostri padri, dove significava semplicemente zappare e lavorare col sudore della fronte. Oggi ci sono le nuove tecnologie che aiutano sensibilmente per fare una produzione anche biologicamente controllata e soprattutto a livello di sostenibilità. Ecco, Santo, velocemente, così poi andiamo allo speciale. Qui vogliamo mettere in evidenza le Terme Lugiane, lunedì lavoratori al Consiglio regionale, e poi c'è anche su concorsi pubblici Marcello Anastasi dice rivediamo i criteri. Ecco, sono due enunciazioni. E poi una annotazione che mi sembra opportuno, diamo un addio con un articolo simpatico, simpaticamente scritto dalla scrittrice Giussi Staropoli Calafati, di Salvatore Cristofaro, che era un grande imprenditore delle acque minerali, che inventò negli anni Ottanta la brasilena, che è una cosa tipicamente calabrese, non è mai riuscito a esportarla purtroppo, che è la famosa gazzosa al caffè, che soprattutto nell'area catanzarese è diffusissima. Un personaggio che appunto ha segnato la storia imprenditoriale della nostra Calabria, ha lasciato un segno, anche ecco, perché era una persona molto attenta al mondo del lavoro. E poi la Calabria, la Seafood Expo Global sarà a Barcellona, e quindi la rappresentanza calabrese. E poi ovvero che tu segni, dimmi, prego. No, dico, il Seafood che dovrebbe tenersi a settembre è un'importante vetrina, considerando che il pescato calabrese è un pescato di qualità, quindi poter aprire a nuovi mercati è sicuramente importantissimo per la regione. Stessa cosa per l'eccellenza, qui metti in evidenza il miglior amaro del mondo, parli di M0. Sì, sono quelle cose che ci fanno piacere, perché naturalmente una giuria internazionale premia un prodotto calabrese, sicuramente è motivo di vanto e di orgoglio per tutto quanto. Come motivo d'orgoglio il calabrese Averta, che ha avuto una pagina ieri sul Corriere della Sera, che da Serra San Bruno è diventato praticamente un tecnico specializzato, un laureato ovviamente in robotica, per quanto riguarda i robot. E complimenti ai calabresi che si distinguono sempre. Cioè, i calabresi si fanno notare dovunque. E a proposito di calabresi, vedo questa bella copertina, Natale Chirico, un artista internazionale, ecco, l'hai dedicata a lui lo speciale domenicale. Cerchiamo di mettere in evidenza i personaggi della nostra Calabria. Natino Chirico è un giovane, ma per modo di dire ha più di 60 anni credo, che è partito da Reggio Calabria, ha lavorato a Milano, ha studiato a Milano all'Accademia di Brera, si è conquistato uno spazio veramente internazionale con la sua pittura, che è di grande valore, di grande spessore artistico, quindi lo abbiamo preso a simbolo del calabrese che riesce a conquistare il mondo e a farsi notare, sempre tenendo, questa è la cosa importante, la Calabria nel cuore, come poi riferiamo nella storia dedicata a Corrado. Continui Baro a parlare del bergamotto di Reggio Calabria, parli come modello per un'economia circolare.
Ma sì, perché c'è uno studio dell'Università di Viterbo, della Tuscia, che sostiene, un professore appunto di economia circolare, sostiene che il ciclo produttivo del bergamotto può diventare un emblema, è l'emblema della cosiddetta economia circolare, cioè con tutti gli indotti che si possono creare in ogni lavorazione particolare. E poi tu passi alla storia, qui metti in evidenza Corrado Alvaro, ancora Giussi Staropoli Calafati, che abbiamo conosciuto in una puntata anche di Calabria Sud, una straordinaria penna, Corrado Alvaro nel cuore, torni a San Luca e ripercorri le foto, anche con le foto di una storia sociale della Calabria, ecco, quindi un inserto dove ha anche materiale fotografico del tempo. Sì, questo è uno studio che ha fatto Demetrio Guzzardi, che è un editore illuminato calabrese, che ha fatto praticamente, ha ripercorso la storia sociale della Calabria attraverso la fotografia di grandi nomi, perché tra le altre cose sono venuti quasi tutti i grandi fotografi a fotografare la Calabria, oltre che ad avere la Calabria stessa dei grandi personaggi a livello di fotografia. Salo, Santo, rimani in linea perché facciamo uno sguardo veloce anche al nostro sito internet, vedete, monitoraggio, la Calabria, vabbè, è stata confermata all'arancione, questo è il titolo non aggiornato, e poi il virus, 462 nuovi casi positivi, 6 decessi, ed è il bollettino regionale. I controlli dei carabinieri e le aziende agricole del territorio della Piana di Gioia Tauro sono state elevate sanzioni fino a 14.000 euro. E poi la riapertura zona gialla il 26 aprile, Draghi dice si riparte con un rischio ragionato, almeno lui dice così. Poi in evidenza, vedete, la Calabria, l'incidente stradale a Catanzaro, guardate l'auto contro un muretto, che è morto un 22enne, questa è una notizia che ci fa veramente impressione per come si è ridotta l'automobile, attenzione quando vi spostate. E poi un patto sociale, la notizia di oggi che mettiamo anche noi in evidenza, sbarra della CISL, è la strada indicata dalla CISL in questi mesi per rilanciare appunto il problema della crescita del lavoro e della coesione sociale, quindi anche in questo senso c'è un obiettivo, che è quello di rilanciare appunto il lavoro, e sbarra, non perde occasione. Sulle riaperture, Galli, non si possono fare se non si vaccina, questo è quello che dice Galli, facendo un po' piombare nello scomporto tutti quelli che infatti erano contro le aperture. Il problema è che purtroppo è una necessità, ma bisogna essere prudenti e osservare le regole, come dice Draghi. Sui vaccini c'è il report del governo: in Calabria la prima dose è al 53,7% degli over 80, quindi siamo a metà percorso ancora, e penultima a rilento anche gli over 70. Andiamo velocemente all'interno di Gazzetta del Sud, che sfoglieremo assieme, dando insieme a Santo, che è rimasto in linea, lo facciamo rimanere a questo punto. Incognita, pass sulle riaperture, conto alla rovescia, andiamo a dare uno sguardo, quindi si dice: atteso il CTS in settimana, le nuove regole in piazza, artisti e operatori dello spettacolo che dicono insomma ancora noi siamo tagliati fuori, il calo delle vittime, delle terapie intensive, ricoverati, l'RT è stabile, quindi ancora c'è una forte speranza che tutto si rimensionerà fra poco, ma il problema è se le riaperture, quello che provocheranno le riaperture, e poi vedete lo spirito di libertà e vincolo dell'era post-Covid. E poi in un giorno 356.000 vaccinazioni è record, ma ancora non basta, quindi diciamo che un record a livello nazionale c'è, sono state 356.000 in un giorno, il record doveva essere 500.000, ma diciamo che stiamo camminando bene, siamo felici di questo, questo ci consola, la preoccupazione sinceramente è solo sulla nostra Calabria. E poi un'estate con le mascherine evitiamo, dice qua, gli errori del 2020, lo dice il virologo Francesco Broccolo. Ecco Santo, ti voglio fare un commento su questo, quindi bisognerà usarla quest'estate la mascherina, mi sa. Ma io credo che se prendiamo a esempio quello che facciamo lezione da quello che è successo con la pandemia negli ultimi mesi, e che non bisogna abbassare la guardia.
la guardia non va assolutamente. Infatti, dice il virologo, invita alla prudenza e ribadisce che i sieri da soli non possono bastare, ci vuole il distanziamento. Su questo, sai, non ci piove. C'è questo aspetto che disgraziatamente prevale. La gente spesso e volentieri si lascia fuorviare dalle. Sì, pensa che tutto è finito non vedendo contagi, senza immaginare che poi i contagi possano tornare. In realtà, appunto, è fondamentale mantenere le distanze e mantenere la mascherina, purtroppo. Aspettare di poter ritornare a quella normalità che ormai sarà destinata ad arrivare, sarà questione di mesi, diciamo, quindi ormai ci siamo. Ma se tutti assumessero un atteggiamento responsabile, probabilmente si arriverà prima. Le cose sarebbero più facili. Ecco, cambiamo completamente argomento. Sequestro Open Arms, Salvini a processo, prima udienza il 15 settembre, leader della Lega, orgoglioso di aver difeso la patria, dice. Quindi alla fine il GUP di Palermo ha disposto il rinvio a giudizio dell'ex ministro dell'interno. È andata così, Santo, quindi bisogna... È una notizia che non si commenta, perché ovviamente non si commentano le scelte del giudice delle udienze preliminari. Ma secondo te, commentiamo questo invece, sarà un'arma a favore di Salvini questo processo, nel senso a livello mediatico, oppure no? Ma indubbiamente Salvini ne esce allo stato attuale come una vittima sacrificale del political correct. Indubbiamente, ripeto, non sta a noi stabilire se c'è stato un reato o meno, quindi la giustizia deve avere il suo corso e bisogna seguire le procedure. Andiamo velocemente, Santo, perché sennò chiudiamo, perché dobbiamo lasciare spazio alla Santa Messa. Violenza sessuale, Grillo Junior dal PM rischia il processo. Il figlio di Grillo, nell'atto d'accusa della procura, la ragazza sarebbe stata afferrata per i capelli per bere e costretta ad avere rapporti di gruppo. Questa è un'accusa terribile, bruttissima, ad accusarlo appunto insieme ad altri tre giovani è una diciannovenne di Milano. Ma è incredibile che ancora oggi dobbiamo registrare questi gravissimi episodi di violenza sessuale, considerando insomma la maturità raggiunta dai nostri giovani, eppure ci sono delle devianze che evidentemente non si riesce e vanno punite, e vanno punite tutte uguali davanti alla legge, certamente punite. Ecco, e poi andiamo sulla vicenda, sulla spy story. Intanto la CIA tentò di uccidere Raul Castro nel 1960, questa è tutta una storia, declassificati i report in archivio. E poi ancora vedete Walter Biot, il militare arrestato il 30 marzo scorso mentre consegnava documenti ad un funzionario dell'ambasciata russa, in riesame ha negato la libertà dell'ufficiale della Marina. Una spy story, Biot resta in carcere, il nodo sulla competenza tra PM, quindi una storia brutta, possibile un conflitto di giurisdizione, ma alla fine una bruttissima storia che sicuramente getta un'ombra sul lavoro generoso e instancabile delle nostre intelligence, quindi trovare una mela marcia che si vende così per un piatto di pasta mi sembra... È vergognoso per uno Stato, ecco, diciamo. Andiamo avanti ancora e cerchiamo di entrare giusto per dare uno sguardo all'interno, avviata da Reggio la battaglia contro l'ergastolo ostativo, cioè appunto ci sono una serie di iniziative su Reggio, e poi il piazzale Telepass, il comune si smarca da Caronte Tourist, e poi ancora le centraline dell'Arpacal dà la sua disponibilità, vedete, a Villa San Giovanni ancora si cerca di organizzarci dopo l'inchiesta, anche l'agenzia si dice pronta alla collaborazione con il comune per il monitoraggio. Andiamo ancora avanti e andiamo, la Tonnara prepara l'estate con in testa la bandiera blu, priorità sulla raccolta rifiuti e sull'accoglienza, prima l'associazione degli operatori turistici, Palmi, l'associazione degli operatori turistici va dal sindaco per preparare questa estate con la bandiera blu, è una bella cosa. Ricordiamoci che Palmi è una bandiera blu, quindi è un elemento distintivo di una... Diciamo che la bandiera blu deve essere ora ancora assegnata, però voglio dire, è ovvio che si punta a riconquistarla, ancora non sappiamo per quest'anno. Polistana, tre donne arrestate per il futuro
per il furto, chiedo scusa, in un negozio, mentre ancora il Consiglio Comunale di Seminara passa la mozione contro la discarica. Andiamo ancora avanti. Gerardi, che è il preside Gerardi, lo ricordiamo, passa alle regionali verso la Lega, quindi l'adesione del dirigente del Severi di Gioia Tauro al partito di Salvini. Gerardi era già stato candidato, non con la Lega, quindi ci si prepara, vedi come piano piano ci si avvicina ai partiti in cui ci si sarà candidati nei prossimi mesi. Poi fondi per i migranti, dimmi. No, dico, c'è da aspettarsi una di tutto in questo uno spostamento costante e continuo dalla parte e dall'altra. Sicuramente vedremo molte novità nei mesi che verranno. E poi un bene confiscato e fondi PON, legalità per i minori a rischio a Rosarno, belle iniziative. Sull'emergenza Covid, andiamo sulla Ionica, prima di tutto consultorio ancora sacrificato, vedete, a merito Porto Salvo, per fare il posto al reparto sgombrati, i locali al terzo piano, quindi di fatto si perde anche il Covid, purtroppo il Covid che è emergenziale toglie quell'ordinaria visione sociale della vita, ha sconvolto tutto e continua purtroppo a creare dei disagi che erano inimmaginabili. E poi a Brancaleone, progetto di accoglienza per i migranti minori per 12 mesi a partire dal 1 luglio, è stata finanziata l'ospitalità dei ragazzi. Sulla Ionica, il terremoto di Palizzi, lo ricorderete, la giunta di Palizzi guidata da Walter Scerbo, demolita. 17 rinviati a giudizio, quindi Locri ha retto al vaglio del GUP l'operazione Affare Comune dal settembre 2018, e qui vedete il sindaco di Palizzi, Walter Scerbo, insieme a Davide Plutino. Il comune è stato sciolto per presunte infiltrazioni mafiose, quindi si va avanti. In 17 sono gli imputati alla sbarra, saranno a giugno qui i nomi di tutti i 17 imputati. E poi addio alla maggioranza, Locri, l'ex vice sindaco nel gruppo misto, Senato ufficializza la rottura con Calabrese, pagamenti chiesti a chi ha già pagato, quindi a Locri è guerra politica tra i futuri candidati alla regione, Senato e il sindaco Giovanni Calabrese, i pagamenti chiesti alla regione, chi ha già pagato, consiglio ad hoc convocato l'OSL, quindi questa frattura ufficializzata da Senato. Ci spostiamo in basso, e poi la bella cosa di Gioioso, una sala intitolata ai meravigliosi girasoli, lo ricordiamo, sono i ragazzi della Locride, è una benemerita associazione che si occupa di disabilità. Hanno la riapertura con la dedica della palestra in cui si allenano, quindi chiamata proprio Girasoli. Complimenti a chi anche fa del volontariato. Ancora in tour, andiamo in avanti, così chiudiamo questa rassegna stampa. Il tour delle vaccinazioni a domicilio parte anche nei paesi interni, ma questa non è una, solo. Questa è una bella iniziativa della Croce Rossa Italiana, guidata nel caso specifico dalla dottoressa Morelli, mi pare che si chiami, che a Cauloni ha organizzato con grande difficoltà, ovviamente, perché mancano le risorse umane, cioè quello che abbiamo scoperto, che stiamo scoprendo ogni giorno, che una volta mancano i vaccini, una volta che arrivano i vaccini mancano poi le persone che possano somministrarle, perché non è che si può affidare a chiunque questo tipo di attività, questa prestazione. E ricadiamo sempre nella mancata organizzazione e nella totale disorganizzazione, però poi ci sono queste belle notizie che rianimano un pochino. Ecco, bello vedere gli anziani, dice, venire da noi per non farci perdere tempo. Raggiunte 86 persone impossibilitate a raggiungere i centri di somministrazione. Il tour delle vaccinazioni a domicilio nelle frazioni più remote di Cauloni. E poi abbiamo ancora, e qui lasciamo anche questo articolo, Locride, il padre di tutti i problemi. Senza nuova statale 106 non può esserci sviluppo. L'imminente arrivo di ingenti risorse economiche sembra un'occasione imperdibile. In effetti, l'abbiamo visto con Recovery Fund e non solo, sarebbe un treno perso. Ancora si rimane sul centro vaccinazioni, una giornata dedicata alle persone con autismo, praticate al centro di Siderno 60 vaccinazioni, compresi i familiari conviventi. Vedete l'ADDA, lo scrive Crea, abbiamo fatto qualcosa di unico ma replicabile in ogni ambito, è giusto, si può fare per i portatori di handicap. È la dimostrazione che volendo si può fare parecchio.
Salerno, raccolta differenziata operazione a rilento ed ancora Bianco, impennata di contagi. I positivi sono 44. In 10 giorni 30 casi in più. Il sindaco se la prende con chi non rispetta le regole. C'ha ragione. Canturi dice... La regola della inosservanza dei... Canturi dice... Delle minime prescrizioni. È così. Ecco, il sindaco dice: ho visto con i miei occhi bambini che giocavano a pallone senza mascherina, e quindi è amareggiato. Giustamente la colpa qui va ai genitori, è inutile dire. Andiamo a dare uno sguardo all'interno velocemente, ma proprio velocemente, al quotidiano del sud, che abbiamo un po' trascurato, ma purtroppo il tempo oggi è scappato via. Riaperture vicine con l'incognita del pass sanitario, vaccini record in un giorno, la campagna sta accelerando, abbiamo detto che sono 3.500 al giorno vaccinati. Open Arms, Salvini rinviato a giudizio con polemica, e poi la solitudine della regina, la commozione, vedete le foto del funerale della regina Inghilterra, che accompagna il feretro appunto del principe, del marito, compianto marito. E poi qui ci sono due pagine dedicate tutte al coronavirus, quindi contagi in salita, nascono i dubbi sui dati reali. Ecco, ci sono dei dubbi, arancione ma non troppo, dice. Fra bollettini e report del ministero c'è una discrepanza, c'è questo rischio, Santo, di aver sbagliato i numeri? Io temo di sì, perché non è la prima volta che sorgono delle perplessità sui numeri che arrivano, perché probabilmente anche in questo caso non c'è una uniformità nella trasmissione dei dati, per cui evidentemente nei conteggi vengono inseriti dei dati che sono interpretati. I dati non vanno interpretati, cioè i numeri sono numeri, per cui se ci sono tot vaccinati, tot contagiati, tot decessi, non è che si può fare l'interpretazione discrezionale delle cifre. Purtroppo, a quanto pare, ancora c'è chi non riesce a uniformare la trasmissione dei dati. Secondo questo schema, un report sui monitoraggi, ci sarebbe una discrepanza di 1500 unità nel totale del mese di marzo. Pensate un po', dall'1 marzo all'11 aprile parla di 1570 persone, pari all'11,4% tra i dati comunicati e il totale effettivo. Quindi abbiamo mandato dei dati con un 11% di valore in meno, insomma. Difetto, è stata una comunicazione per difetto. Allora a questo punto sorge indubbiamente qualche dubbio anche sulla zona arancio. Certo, scuole in Italia si riapre, invece in Calabria regna il caos, tante ordinanze pesano, varianti, ma anche saltati i tracciamenti. Andiamo a vedere, poi c'è la vicenda dei farmacisti, a breve potranno vaccinare, mentre a Catanzaro un decesso e 96 nuovi casi in provincia, Zagarise piange la sua prima vittima, aumentano i ricoveri in terapia intensiva e scendono però quelli in reparto, quindi si dà l'idea di essere in una fase finale, i ricoveri stanno diminuendo. Il Regino ancora sopra i 100 casi, a Villa San Giovanni un bimbo positivo e scuola chiusa per due giorni. Sull'area tirrenica, vedete, a Taurianova si ritrova improvvisamente con 50 soggetti positivi, e poi qua i sindaci che scrivono anche sui social, mentre a Villa San Giovanni nel giro di due giorni 7 nuovi positivi, che fa salire ovviamente il totale. Nell'area ionica, Montebello, che è zona rossa, per evitare ulteriori focolai in altre zone del territorio, si ha ancora altre misure restrittive. A merito Porto Salvo la situazione continua a peggiorare. Nella Locride, lo ricordiamo, Ardore, Bovalino, Locri attualmente sono i comuni più colpiti, con circa 150 casi attivi in tutto, quindi una situazione, dobbiamo dirlo, molto molto difficile. Giusto all'interno, i sindaci in piazza che chiedono assunzione e altri posti letto subito, manifestazione al pronto soccorso a Cosenza. Ecco, quindi vedete i sindaci in fascia, una parte dei sindaci davanti al pronto soccorso di Cosenza ieri, guardate che calca, le foto ci spaventano, anche le foto, Santo, queste foto di una calca di sindaci davanti al pronto soccorso che chiedono le assunzioni. Abbiamo un altro caso di assembramento, purtroppo non ci si rende conto che le manifestazioni di questo genere sono veramente pericolose. Bene, io non sto vedendo, purtroppo sono con un refresh vecchio delle pagine, quindi non riesco a stavo seguendo sul giornale, sul mio tablet. Ecco, adesso però
non vedevo quella dei sindaci, cioè, ecco, adesso la vedo, sì. Indubbiamente l'iniziativa di Occhiuto è meritevole di attenzione, perché Occhiuto ha chiamato a raccolta i sindaci proprio per far presente questa gravissima situazione che si è verificata. L'ho detto prima, mancano 259 posti letto, sacrificati peraltro con la tecnica della sostituzione, non dell'aggiunta di nuovi posti letto a causa del Covid, che non è sicuramente accettabile. E siamo alla fine, l'alta velocità basta col tafazzismo. La deputata Bruno Bozzio rivendica la battaglia del PD sull'infrastruttura. I fondi ci sono, l'impegno del governo pure, le polemiche sono inutili, dice, e quindi si dibatte su questo. Poi c'è la variante alla 106 Catanzaro Crotone, la regione annulla il dibattito pubblico. Ci spostiamo ancora, la fitta rete del traffico di droga, ancora Molo 13 sulla vicenda, e su Reggio non così non va, spettro zona rossa, anche a Reggio la situazione delle terapie intensive è assolutamente. Cannizzaro intanto ha avuto un incarico importante, è responsabile per il sud, premiati, anni di politica, dice Del Fare. Quindi lui si aspettava questa nomina, vero, secondo te, visto che ha rinunciato alla nomina di vice coordinatore regionale? Esatto, quando gli venne offerta la carica di vice coordinatore regionale l'ha rifiutata, perché naturalmente si aspettava un riconoscimento maggiore, che peraltro è arrivato, e che soprattutto è un premio alla sua indiscutibile attività politica che ha svolto in maniera eccellente in Calabria. Ricordiamoci che Forza Italia in Calabria ha raccolto soprattutto nella provincia di Reggio ha raccolto un bel malloppo elettorale, diciamo che è forte. Scusami Santo, ci accavalliamo, ma il tempo proprio è arrivato alla fine. Giusto per chiudere, la statua del Gaggini verso Reggio, secco no all'ipotesi di trasferimento. Zema lancia allarme e chiede chiarimenti a Montebello Ionico. Vedete la statua, una Madonna a quale sono tutti molto legati, una statua importante dove si stanno appunto ribellando al trasferimento da Pietrapennata, da Palizzi verso Reggio. L'amministrazione poi a Villa San Giovanni, la zona, vedete, l'amministrazione sollecita l'apertura dell'ufficio postale. Ma poi sulla Locride, Senato molla la maggioranza, questo è il titolo che campeggia nelle pagine. Il consigliere regionale Raffaele Senato a Locride si colloca nel gruppo misto, quindi lascia la maggioranza e scontro col sindaco. E ancora su Platì, ribellatevi a ogni ingiustizia, il vescovo di Locride scrive dopo gli atti vandalici al campo sportivo, quindi dissociatevi da ogni forma distruttiva di beni che appartengono a tutti. A Camini, progetto fuori dal buio, 3.000 indumenti catarifragenti per evitare le stragi sulle strade. È importante anche questo, abbiamo visto quello che sta succedendo sulla piana di Gioia Tauro. Chiudiamo sulla piana, gli eredi di Tripodi vanno in procura, e qui una vicenda molto brutta, vero Santo? La famiglia del senatore presenta un esposto contro l'ex amministrazione, l'accusa è di aver ostacolato istanze per onorare la memoria del trentennale sindaco. È brutta, vera questa? La cosa che sorprende è che c'è questo conflitto ormai che data da anni tra i figli e il nipote, perché ricordiamo che Michele Tripodi, che è stato sindaco a Polissena, è nipote di Girolamo, certo, di Mommo Tripodi. Speriamo che se ne venga a capo, perché non è una cosa sicuramente simpatica, considerando che la memoria di Mommo Tripodi va decisamente preservata e valorizzata, perché è stato un protagonista della politica calabrese. Santo, io ti ringrazio per aver dato anche questa domenica, anche se in maniera più veloce, respiro ai giornali e a Calabria Live ovviamente, e ti do appuntamento a mercoledì. Saluto anche i telespettatori, li ringrazio, e naturalmente la linea, la regia.
Il Covid ci ha messo in grande difficoltà, ma nonostante le restrizioni siamo qui con l'entusiasmo di sempre per presentarvi la nuova collezione autunno-inverno nei nostri ampi locali perfettamente sanificati, ambiente ed abiti con la luce ultravioletta, Rita Severina abbigliamento, via Tenente Carella Rocella Ionica, veste ancora l'uomo e la donna, dal casual al classico, con i nostri brand che hanno da sempre contraddistinto la nostra storia, Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surca, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Rocella Ionica. La storia continua. Nuovo punto vendita frutta e verdura Piscioneri, via Cappelleri 126, Palazzo Frangipane, Rocella Ionica. Direttamente dai nostri campi, sulla tua tavola con la verdura fresca di giornata. Grande assortimento di frutta di ogni tipo. Espletiamo servizio di consegna a domicilio per bar e ristoranti. Inoltre ci trovi in tutti i mercati cittadini. Frutta e verdura Piscioneri, via Cappelleri 126, Palazzo Frangipane, a Rocella Ionica. L'amore per la terra.